Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta tramezzino. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 2 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono pane per tramezzini, salame, formaggio spalmabile, maionese, tonno sott'olio, carciofini sott'olio, rucola, olive, grissini, pomodorini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il salame, il formaggio spalmabile. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 6. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere i carciofini e la maionese. Ed azionare il bimby per 7 secondi a velocità 6. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere il tonno e la maionese. Ed azionare il bimby per 7 secondi a velocità 6. Mettere da parte in una ciotola. Componiamo la torta. Facciamo un primo strato di crema al salame. E livellare bene. Posizionare un altro strato di pane tramezzino. Fare uno strato con la crema ai carciofi. E livellare bene. E mettere uno strato di crema al tonno. E livellare bene. E proseguire così fino alla fine delle creme. Rifinire i bordi con un sottile strato di formaggio spalmabile. Decorare la parte laterale con i grissini spezzettati. Decorare con olive, pomodorini e rucola. Abbiamo ultimato con granella di pistacchi e mandorle a lamelle, adesso riporre in frigo per almeno 2 ore. Torta tramezzino. Grazie e alla prossima ricetta.